Bentornati amici retro in Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, parte 1, l'embargo di largo. E adesso ragazzi, comincia questa avventura di Monkey Island 2 per tutti coloro che hanno seguito la primissima parte. Adesso vi farò vedere anche, diciamo, queste particolarità che riguardano appunto questo capitolo. Esaminiamo in primis le ricchezze perché sono, diciamo, un'ottima curiosità, cosa che nessuno ha mai fatto perché ho visto che tutti tendono a vedere il gioco rapidamente, a muoversi, a finirlo con fretta. No, invece questo gioco qui va analizzato con grande precisione e curiosità perché esistono tante teorie ed esistono tante curiosità su il finale di questo gioco, che si possono anche vedere durante il corso del gioco, eh. Comunque adesso noi vi farò vedere, diciamo, tutte queste ricchezze qua e poi dopo proseguiremo per il gioco stesso. Intanto guardate. Molto bene, adesso raccogliamo questa pala qui che sarà, di vitale importanza. E adesso incontreremo la nostra nemesi, ovvero Largo la Grande, questo piccolo bullo qui che ci dirà: "Ehi, dove cavolo vai? Devi assolutamente pagare un pedaggio." Ma siccome noi siamo dei pirati, gli diremo: "Non pago niente perché io sono un pirata." Ah, sei un duro, eh? E chiaramente adesso ci prende, ci deruba di tutti i nostri averi, di tutti i nostri soldi, e di conseguenza saremo a mani vuote. Però a noi non importa perché poi i soldi dovremo in qualche maniera reperirli perché dovremo lasciare Skab Island. Perché purtroppo a Skab Island non c'è nessun tesoro. Bensì dovremo in qualche maniera noleggiare una nave, dovremo uscire da qua e cercare questo Big Whop. Che questo Big Whop in realtà c'è qualcosa di molto molto particolare riguardo questo tesoro. Però intanto adesso noi andiamo avanti. Eh già, città dura, eh? Lo dice anche lui, città dura. Penso che avrei fatto meglio a prendere quei travel check. Non importa, gliela faremo pagare prima o poi. Adesso usciamo rapidamente verso il sentiero e andiamo alla spiaggia. Perché alla spiaggia? Perché dobbiamo raccogliere questo piccolo bastoncino di legno, la bacchetta, che servirà per tendere una trappola a un piccolo ratto. Adesso andiamo al cimitero e ci portiamo già avanti con gli ingredienti per fare la bambolina voodoo. Perché in teoria per la storia della bambola voodoo bisogna andare dalla stregona, della palude, parlare tutto. No, noi adesso ci portiamo avanti e facciamo le cose proprio fatte in maniera precisa, ma allo stesso tempo veloce. Praticamente stiamo andando verso la tomba del nonno di Largo la Grande, utilizzando la pala. Benissimo, una sensazione assai lugubre. Attenzione. Mi sono cadute le mutande. Giurerei sulla tomba di mio nonno che sta succedendo qualcosa di strano. E infatti Largo ha avuto una precisa e esatta sensazione. Molto bene, abbiamo preso l'osso del nonno. Adesso possiamo andare anche alla palude. Usiamo questa cassa da morto, che praticamente ci servirà per arrivare al grande teschio. E all'interno di questo teschio qua potremo parlare con la stregona. Raccogliamo la corda, che ci serve sempre per tendere una trappola, diciamo, al ratto che vi dicevo. Oh, Guybrush Threepwood, è passato molto tempo dall'ultima volta che mi sei venuto a trovare. E lui, chiaramente Guybrush, non si ricorda bene di quanto è successo prima. Però
Per coloro che si ricordano, praticamente la stregona ci aveva dato, diciamo, un indizio su come trovare l'antiradice voodoo. Però non mi sembra che l'avevo fatto vedere perché ero partito diretto e non avevo parlato più di tanto con la stregona. Lei ci aveva dato delle dritte su come andare a Monkey Island. Però adesso, ragazzi, ci sta dicendo che gli affari vanno bene. Peccato che Largo si prende tutti i pezzi da 8 che la gente guadagna. E allora automaticamente ci proporrà di fare una piccola bambolina voodoo. Esattamente. E molti, diciamo, temono questo Largo perché in passato era uno degli uomini di LeChuck. E infatti noi gli domanderemo: ma perché non fai un incantesimo su Largo? Ho tentato. La magia più potente viene dalle bambole voodoo. Ma chiaramente per farla servono degli ingredienti particolari del suo corpo. Ecco. Adesso praticamente ci dirà cosa serve, praticamente basilari, vabbè, adesso vedremo comunque tutto, qualcosa del tessuto, qualcosa della testa, qualcosa del corpo, qualcosa del morto. Ehi, fa quasi rima. Per il tessuto ho bisogno di un pezzo di indumento di largo, per la testa ciuffo di capelli, qualcosa di liquido del suo corpo e dei parenti morti. Chiaramente non ci dà la lista, ma io so perfettamente cosa serve. Sì, vabbè, noi abbiamo già il tessuto, il coso dell'osso del nonno, però gli daremo tutto più tardi. E adesso ce ne andiamo. Torniamo adesso dove abbiamo incontrato Largo a Woodtick. Qua c'è il falegname, ma dopo ci torneremo. Dobbiamo andare qua dentro, ragazzi. Qua c'è Wally, il cartografo. Raccogliamo la carta che ci servirà per raccogliere lo sputo di Largo. E adesso dovremo fregargli il monocolo. Ecco qua. Non preoccuparti, dopo te ne restituiremo uno simile. Sì, prima entriamo nella finestra. Guybrush scivolerà. Raccogliamo il coltello. Benissimo. Adesso entriamo qua dentro perché è un albergo, a cercare, diciamo, gli effetti personali di Largo. Però dobbiamo far sì che il proprietario dell'albergo se ne vada, quindi utilizziamo il coltello su questa corda qua, così l'animaletto fuggirà e il proprietario andrà in seguirlo. Ehi, come si è perso il vecchio Pegbiter? È meglio che lo vada a prendere prima che lui prenda qualcun altro. Raccogliamo adesso dalla ciotola le patatine e il formaggio. E aspettiamo andare là dentro, ragazzi. Prima dobbiamo recuperare il ratto, perché le patatine al formaggio chiaramente sono utili per tendergli una trappola. In primis dobbiamo raccogliere quel secchio e troviamo gli uomini di bassa morale, se vi ricorderete nel primissimo Monkey Island, che volevano praticamente venderci, diciamo, una copia di una riunione cittadina o qualcosa, che non riuscivano neanche a regalare. Alla fine l'abbiamo presa per due pezzi da 8. Ok, utilizziamo la bacchetta. Utilizziamo la corda. E
dentro le patatine e adesso aspettiamo che il topo vada lì. Quando si è avvicinato, tiriamo la corda e lui verrà catturato. Perfetto. Benissimo, abbiamo preso il topo e parliamo adesso con loro. Sveglia! Sì, adesso questi qua ci tireranno in ballo un discorso della Madonna. Praticamente dovremo aspettare che... loro ci dicono che la gamba è un po' sbiadita, la gamba di legno, ti spiegheranno tutta la storia, perché è successo l'incidente con la gamba di legno e tutto. Ci diranno: questa gamba è un po' sbiadita, vai a prendermi il lucido per il legno per lucidarla alla fin fine. E allora c'è anche un modo per avere più soldi, ragazzi. Dovremo pulirgli la gamba di legno esattamente per 19 volte, in modo tale da ottenere 19 pezzi da 8. Capito? Ecco qui, ragazzi, non gli diciamo certo, ma ci darà chiaramente un pezzo da 8 per comprare il lucido. Molto bene. Parliamo adesso col falegname, poi dopo più tardi dovremo prendergli il martello e i chiodi perché dovremo fare uno scherzetto. Benissimo, abbiamo preso il lucido del legno. Benissimo, utilizziamo il lucido del legno, allora in teoria va bene una volta sola, non c'è problema. E lui ci darà un pezzo da 8. Però ragazzi, si può farlo esattamente 19 volte. Facendolo 19 volte otterremo in cambio 19 pezzi da 8. E io vi faccio vedere proprio al 100% il tutto. Thank you.
Ok ragazzi, ti darei un pezzo da 8 ma sono al verde, quindi quando dici questa frase qua non abbiamo nient'altro da fare che andarcene e andare avanti a recuperare le nostre cose. Adesso ragazzi, questo ratto qui ci serve per far licenziare il cuoco che sta preparando, diciamo, la minestra. Vicious Sass, dovrebbe chiamarsi più o meno così. Utilizzando il ratto, buttiamolo qua dentro. Buona questa zuppa fredda. Adesso dobbiamo in primis andare a riempire il secchio di fango, perché serve per fare uno scherzo largo alla grande. Perché per far sì che lui, cioè per far sì che possiamo prendere gli indumenti di lui, dobbiamo far sì che esso li lavi, ok? E allora mettiamo questo secchio di fango sopra la sua stanza e appena lui entra, esso gli cadrà addosso. Proprio bello scherzo, eh? Così lui va alla lavanderia e gli poi gli fregheremo, diciamo, l'abito. Andiamo verso la nave. Benissimo, siamo nell'appartamento di Largo. Raccogliamo il parrucchino, anche se purtroppo non fa parte della sua testa. La stregona prenderà ugualmente un po' di un ciuffo dei suoi capelli. Ora chiudiamo prima la porta e come avete visto il secchio è stato messo. Spostiamoci perché Largo sta arrivando. È entrato adesso nella porta e il secchio gli è finito in testa. È arrabbiato nero. Sì, qualcuno se ne pentirà un paio di palle, perché riceverai un altro bello scherzo, eh. Vabbè, comunque adesso seguiamo Largo dalla lavanda Martin, no, Martin, non mi ricordo come si chiamava, il titolare lì della lavanderia, che si trova proprio qui nell'altra nave. Marti, esatto. Che poi tra l'altro il lavandaio è anche sordo. Ci sarà una festa, certo. Sto parlando della mia biancheria. C'è da dire che questo Monkey Island 2 è molto più umoristico del primo capitolo. Digli che tornerò a ritirarla, altrimenti è incazzato nero proprio. Niente, ritorniamo adesso nell'appartamento di Largo. Perché? Perché dobbiamo reperire, diciamo, il biglietto, diciamo, tagliandino per reperire la biancheria lavata. Chiudiamo la porta, perché il tagliandino è praticamente dietro. Tac, eccolo qui. Ah, ok. E adesso andiamo dal lavandaio e diamogli il tagliandino. Così ritireremo l'oggetto personale di Largo. Adesso vi meraviglierete di cosa sia. Ecco, prepariamoci. Vedrò cosa abbiamo per lei, signor La Grande. So che è qui da qualche parte. L'ho visto un po' di tempo fa. Addirittura, ragazzi. C'è un pappagallo, una gamba di legno, un pappagallo. Ah, ecco. Un reggiseno. Il fresco profumo d'aprile. E se fate, ragazzi, usa il reggiseno, Guybrush dirà no, non è della mia misura. Spettacolare. Adesso, ragazzi, dobbiamo reperire il liquido del corpo di Largo. Parliamo quindi con il barista. Adesso dovremmo fare anche licenziare il cuoco. Mi scusi. Sì, ragazzo. Come vanno gli affari? È proprio terribile. Qui non ci viene più nessuno.
L'Argo si è portato via tutti gli spettri abituali. Sai, posso mischiare qualsiasi drink esistente. Ragazzi, questa cosa qua dei drink del grog ci penseremo più tardi, perché adesso, non avendo un documento che attesta che noi siamo maggiorenni, il barista non ce lo lascerà. Comunque adesso, ragazzi, è arrivato l'Argo la Grande. Si prende da bere. E poi sputerà. E questo praticamente è lo sputo che noi dovremo reperire, che praticamente è il liquido del suo corpo, che dovremo consegnare alla stregona. Abbiamo visto che è proprio un tiranno questo Largo, eh. Adesso raccogliamo, o meglio, scusatemi, sì, utilizziamo la carta con lo sputo. Adesso parliamo ancora al barista e gli chiediamo, vabbè, del grog, che chiaramente non ce lo lascerà per il semplice fatto che non siamo maggiorenni, o meglio, lui non ci crederà. Praticamente il Similgrog è stato venduto tutto al capitano Kate, che avremo poi modo di incontrare su Booty Island. Parliamogli ancora e chiediamogli lo spezzatino. Ma che spezzatino? Noi serviamo una minestra molto più professionale. Infatti avete visto? Che spezzatino? Zuppa fredda fatta in casa. Il nostro nuovo cuoco ha lavorato tutto il giorno una speciale Vichy Suas. Penso che la pronuncia sia così. Adesso, ragazzi, il barista va a controllare e si troverà una simpatica sorpresa. Poi Bernard, ragazzi, penso che sia anche un tributo, forse, a The Day of Tentacle. Può essere. Oh mio Dio, ma che razza di ricetta stai usando? Sei licenziato. Ma signore, fuori! Fuori dalla mia vista! Povero cuoco, licenziato ingiustamente. Guarda tutti i peli. E cos'è questa roba? Come farò a liberarmi di questa porcheria? Adesso vieni qua ugualmente con un piatto di minestra. Ecco la tua zuppa. Non ho più così tanta fame. Ehi, sai cucinare? Un pochino. Praticamente, ragazzi, ci chiederà di lavorare per lui. E ci dà anche la paga anticipata, eh. Quindi mi sembra che sono sui 400 pezzi da 8, mi sembra. 420 pezzi da 8, qualcosa. Noi accettiamo, ragazzi. Accettiamo senza problemi. Molto bene, usciamo adesso dalla finestra perché a noi di lavorare non ce ne frega un cavolo. Abbiamo praticamente tutti gli ingredienti, ragazzi, e adesso andiamo dalla stregona a consegnargli tutto ciò e lei ci preparerà la bambolina voodoo. Quindi andiamo verso il sentiero e andiamo alla palude. Possiamo anche guardare, ragazzi, una cosa importante. C'è un barattolo che praticamente permette di... contiene una polvere che resuscita i morti. Infatti questa ci servirà per dopo, la cenere per vita. Noi cerchiamo di raccoglierla, ma la stregona ci chiamerà. Ed è importante per dopo.
nel secondo capitolo, i quattro pezzi di mappa. Ci sono delle complicazioni, serve praticamente la cenere del morto. Ok, diamogli tutti gli ingredienti, questa parrucchino, anche se non fa parte della sua testa, prenderà chiaramente uno scalpo. Un po' del suo sputo. Candido Reggiseno. Ok. Ragazzi, adesso ci creerà la bambolina voodoo. E anche la borsa Juju ci sarà molto molto utile successivamente. Adesso non ce la dà. Ma poi dopo con la borsa Juju noi possiamo creare a sua volta un'altra bambolina voodoo per lo scontro finale con LeChuck. Ma adesso comunque ragazzi, guardate. Però ragazzi, siccome ci sono delle complicazioni sul fatto che alcuni ingredienti come il parrucchino non erano esattamente della testa di Largo, per utilizzarla dovremo avvicinarci a lui. E dopo dovremo ritornare nella stanza d'albergo per affrontarlo. Molto bene, adesso ritorniamo a Woodtick per affrontare Largo. Ok, torniamo nella stanza d'albergo e prepariamoci, ragazzi. Ok, adesso utilizziamo subito la bambolina con gli spilli. Tac! Avete visto? Prendi questo piccolo rospo insignificante. Cosa? Chi credi di essere? Sono Guybrush Threepwood. La gente non mi riconosce. Non sempre mi riconosce, ecco perché ho questo. Ti farò a pezzi. Trac! E come farai? Largo Lagrante non sei altro che un pallone gonfiato. Ti ordino di restituirmi il denaro e di lasciare quest'isola. Ah, ho già speso tutto il tuo denaro. Oh. Beh, ti ordino di lasciare quest'isola. Tu provaci e farai tac. Ah, Madonna, che legnate. Questo ti insegnerà a comportarti meglio con chi ha eliminato il pirata fantasma LeChuck. Cosa significa? Tu hai ucciso LeChuck? Sì, sono stato proprio io. È stata veramente una storia interessante. La veggente mi ha detto che era stata lei. Ah, davvero? Lei per caso ha una di queste? Quella è. Sì, la barba di LeChuck. Ancora viva e guizzante. Fammi vedere. Oh. Ragazzi, è ancora viva! Abbiamo cercato un pezzo vivente di LeChuck per anni. Ora possiamo farlo resuscitare. Attento mondo, il più spaventoso pirata di tutti i tempi presto tornerà a solcare tutti i mari. Oh oh.
Chiaramente ci ha fregato la barba di LeChuck. Ho paura che sia vero, Guybrush. Se hanno qualcosa del tessuto vivo, possono rianimare tutto il suo corpo. Ma ho fatto esplodere il suo corpo in un trilione di pezzi. Non il suo corpo, Guybrush. Hai distrutto la sua forma spirituale, sì, perché era un fantasma, dopo tutto. Il suo corpo era sepolto lontano, dopo tutto. E questo doveva essere marcito, parzialmente decomposto? Sì. E non credo che lo troverai più gradevole di prima quando ci avrai a che fare. Mi darà la caccia? Sì. Tenterà di uccidermi? Indubbiamente. Dove posso nascondermi? Non c'è nascondiglio, ma c'è una via d'uscita. Cosa? Lo farai adesso. Giocherai l'aria con la moneta nella mia tasca? La caccia Big Whoop. Oh già, ci stavo provando, vero? Big Whoop non è solo un tesoro. Contiene il segreto per un altro mondo. Trova quel mondo e sarai in grado di sfuggire alle Chuck per sempre. Ma so così poco di Big Whoop. Prendi questo libro. Big Whoop, vero tesoro o solo un mito? Dove l'hai preso? L'ho preso a biblioteca della città di Fett. Accidenti, grazie. L'ho usato a tuo nome quando l'ho ritirato, quindi ricordati di riconsegnarlo quando hai finito di leggerlo. Le penalità della città di Fett sono alte. Accidenti, grazie. E anche qui ragazzi, quando andremo alla città di Pet dovremo fare la tessera della biblioteca. Ma utilizzeremo un altro nome, perché se utilizzeremo Guybrush non potremo chiaramente avere più di libri, perché questo l'abbiamo già scalato dalla nostra possibilità. Adesso dobbiamo assolutamente lasciare l'isola e andiamo verso il molo, perché adesso siccome Largo è fuggito dall'isola, l'embargo è cessato. Andiamo al molo, che si trova praticamente qua in basso, alla penisola. Ok. Ok, diamogli praticamente il monocolo. Stavo cercando una collana di navigazione. Cosa posso fare per te? Ho bisogno di noleggiare una nave. Sei fortunato, amico mio. Largo ha lasciato l'isola, solo che tu... Che tu non mi sembri il tipo che abbia 20 pezzi da 8. Veramente noi abbiamo quella somma. E adesso ragazzi, la parte si è conclusa e ci sentiremo alla prossima parte, al capitolo 2. I 4 pezzi di mappa. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.